Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video nella mia cucina. Oggi voglio farvi vedere delle idee per piatti vegan, perché voi me lo chiedete sempre in tantissime, quindi ho pensato di farvi questo video. Magari se vi piacciono lasciatemi un bel like, così ve ne farò altri. Io non sono vegana, ci tengo a specificare, ma apprezzo tantissimo la cucina vegana, sia per sapore sia per salute, perché secondo me fa bene variare un po' di tutto. Quindi ecco perché ogni tanto mi concedo qualche giorno vegan o semplicemente qualche ricetta vegan, un po' per purificarmi e per non mangiare troppi alimenti animali, soprattutto carne rossa, che come sappiamo fa male. Ma comunque anche con i cibi vegani ci sono tante teorie a proposito, infatti, che alcuni cibi possono fare male se c'è un abuso. Quindi io preferisco di fare di tutto un po' e quindi non abusare di nessun alimento in particolare, quindi di variare. Mangio anche spesso pesce, che fa benissimo, mangio anche cereali, vario tantissimo cereali, le verdure, quindi un po' di tutto. Ecco, lo specifico perché già so che magari ci sarà chi nei commenti dirà: ah, ma fa male, si abusi, ad esempio la soia, ci sono tante teorie. Quindi io, ecco, questo è quello che faccio: non mangio mai un solo alimento, ad esempio il latte di soia, che è tanto discusso, perché comunque anche io ho letto delle cose che comunque un abuso può far male, eccetera, così come il latte vaccino. Quindi io cerco un po' di variare. Il latte vaccino, per quanto mi riguarda, l'ho proprio escluso da anni, perché proprio sto proprio meglio, mi appesantiva, stavo male, avevo mal di pancia, quindi questa è la cosa. E invece cerco di variare con i latte vegetali, quindi non bevo solo il latte di soia, ma anche il latte di mandorle, il latte di cocco, il latte di avena, di camuto, insomma ce ne sono tanti. Questo è per dirvi che secondo me bisogna essere molto tolleranti, elastici anche sull'alimentazione, verso se stessi ma soprattutto verso gli altri, senza puntare il dito. Il mondo è bello perché è vario, ognuno fa quel che gli pare, quindi vivi e lascia vivere. Buongiorno, iniziamo dalla colazione. Io di solito alterno queste due bevande, la di soia e quella di cocco al pro. Cerco un po' di variare, prendo a volte anche avena, mandorle, se vedete al supermercato ce n'è di tutti i tipi. Queste le preferisco perché entrambe non hanno lo zucchero tra gli ingredienti. Poi andremo a mangiare lo yogurt, questo qua di soia, per cambiare, quindi prendere una cosa vegetale un po' più leggera. Questo c'è anche i cereali sopra, l'unica cosa che questo l'ho comprato Dario, negli ingredienti c'è lo zucchero, perché granarolo anche nel latte vegetale mette lo zucchero, è una cosa che mi indispone, vabbè. Però sopra è carino, c'è anche le bacche di goji, eccetera. Io ci andrò a mettere anche la granella di nocciole nello yogurt, adesso vi faccio vedere. Poi mangeremo le fette biscottate integrali con la marmellata, questa è quella che prendo io, senza zucchero. Mangeremo anche un po' di frutta, il mango. Adesso faccio vedere che bella colazione che faccio. Ecco ragazzi, ho fatto le fette biscottate con la marmellata senza zucchero, un po' di mango che è molto maturo ed è buonissimo, e un po' di granella di nocciole. Poi mangeremo lo yogurt di soia e c'è anche il cappuccino, guardate che bello. E poi qua un po' di miele, buono buono. Un appetito. Ah sì, il miele non è vegano. Me ne sono accorta solo adesso, vabbè, non fateci caso. Non c'è miele, ci mettiamo lo zucchero nel latte, va bene? Comunque mi è rimasta solo questa, Dario è già finito. Poi raga, voto di questo yogurt 2, cioè non lo so, è dolciastro, bleh. Il migliore yogurt di soia per me resta sempre Soya Sun. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito. Ragazzi, sto cucinando il mio seitan perché oggi voglio farvi vedere cosa mangio quando scelgo di mangiare vegan. Io non sono vegana, però apprezzo molto la cucina vegana e secondo me ogni tanto fa bene, insomma, introdurre dei cibi vegani per non sovraccaricarsi di carne o comunque cibi animali. Ogni tanto faccio qualche ricetta vegan, dato che voi me l'avete chiesto in tante, io ho deciso di farvi qualche video così, insomma, spero che vi piaccia l'idea. Qua c'è anche Pupi,
come al solito, e vi faccio vedere gli ingredienti che ho utilizzato. Il seitan che io ho comprato è questo qua, lo compro spesso ed è biologico, è un alimento ricco di proteine. Io ogni tanto, vi dico raramente, però ogni tanto mi piace insomma mangiarlo. So che neanche abusare di questi cibi vegani neanche va bene, quindi raga, io la mia regola che secondo me funziona è quella di variare, perché oggigiorno se no non dovremmo mangiare nulla, ogni cosa fa male per un motivo, quindi io cerco di variare un po' di tutto e secondo me è la cosa migliore insomma da fare. Poi i carciofini, questi qua, naturale. Poi per speziare il seitan ci metto un po' di rosmarino e un po' di arosto, e come fonte di carboidrati oggi mangerò le gallette di mais. Queste qua mi piacciono tantissimo e sono molto molto croccanti e le trovo molto leggere e buone, e quindi le mangio per accompagnare il tutto al posto del pane. Raga, è pronto il mio piatto, che è buonissimo, vi posso assicurare, è molto semplice, magari non è bello da vedere, però a me piace molto. E il seitan fatto così lo faccio anche con diverse verdure. Adesso ci ho messo i carciofini perché non avevo le zucchine, di solito ci metto le zucchine o i finocchi o le melanzane, insomma un qualsiasi tipo di verdura, e li metto direttamente in piastra la verdura assieme al seitan, quindi in modo che si insaporisca troppo tutto insieme insomma, scusate. E poi aggiungo anche le olive, ho aggiunto stavolta anche le olive nere ed è buonissimo, tutto accompagnato dalle gallette di mais. Adesso metto anche un po' di olio evo a crudo Carlita Style, che lo sapete che fa tanto tanto bene. Ecco qua, un bel filo d'olio. Pupi sempre presente qua che vuole mangiare, e buon appetito a tutti, gnammi! Fatemi sapere nei commenti voi quali sono le vostre ricette vegane, dai, confrontiamoci un po', che secondo me è molto utile, perché io a volte mi mancano un po' le idee, quindi chiedo un po' il vostro supporto. Ragazzi, mi sono fatta una torretta di pancake vegan che sono troppo buoni. Se volete fatemelo sapere nei commenti e lasciate un pollice in su al video, così se raggiungo tanti like capisco che li volete, e vi faccio la video ricetta. Ma sono molto molto semplici, praticamente sono vegan, un po' come le ricette che vi ho fatto, soltanto che praticamente sono vegan, quindi senza né albume né yogurt, e mi piacciono tantissimo. Ho ricoperto tipo torta sacher, cioè ci ho messo sia la marmellata senza zucchero che la mia cremina al cacao, di cui vi ho fatto già il video, e la granella di nocciole che penso che userò per tutti i giorni della mia vita restanti. Yummy, madonna, questo è un porn food, raga? Io penso di sì. Zuppare nel cappuccino, ovviamente, di soia. Guardate come è sofficioso questo cappuccino. Buon appetito. Sembra di mangiare la Saker. Oh mio Dio, buonissime. Ragazzi, allora sto preparando il mio tofu. Vedete, io lo metto semplicemente, ho unto la padella antiaderente, ci metto adesso un po' di sale e pepe e di sesamo, e vado a preparare il mio piatto con la quinoa e tofu. È buonissimo, potete farlo anche con riso o con la pasta. E voilà raga, vi spiego questo piatto che a me piace tantissimo. Può sembrare troppo sano, troppo triste, invece è veramente veramente buono. Praticamente io ho preparato un pesto, una vellutata di spinaci, dove dentro ci ho messo spinaci, zucchine e basilico, con un po' di mandorle, non potendo mettere il parmigiano perché ho deciso di fare vegan e quindi lo faccio fino in fondo. Ci ho messo un po' di parmigiano, cioè scusate, no, non l'ho messo, giuro non l'ho messo, ho messo un po' di mandorle e un po' di sale e pepe. Poi ho cotto la quinoa e praticamente è venuta tipo una minestrina, guardate, fatta con la quinoa e questo pesto, ed è troppo troppo buono, invitante, vi giuro, mi sembra la pappa dei bimbi. Buonissima. E poi il tofu, che io lo faccio così anche per mangiarlo normalmente. Io il tofu lo faccio sempre così, piastrato, sale, pepe, sesamo, a volte metto anche un po' di curry o di curcuma, quindi viene anche colorato.
e poi l'ho adagiato sopra caldo e quindi mangio un po' accompagnando il tutto, quindi un piatto completo, perché comunque gli spinaci già di per sé sono proteici. Il tofu è un alimento vegan, sì, ma comunque molto proteico. Poi ci sono gli spinaci, comunque sono le verdure, e c'è la quinoa che anche da sia e sia una verdura, sia fornisce anche una quota di carboidrati. Qua c'ho anche un po' di tofu ancora avanzato, vi assicuro che è buonissimo fatto così. Mi piace tantissimo questo piatto, fare un giorno vegan ogni tanto a me piace molto e lo trovo un modo anche per disintossicarmi dalle proteine animali. Come ho detto, non sono vegana, ma mi piace questa cosa, è anche un giorno di purificazione, detox, proprio per mangiare sano, light fino in fondo. So che qualcuno dirà nei commenti: ah, ma che schifo, ma che tristezza, meglio una bistecca, meglio un pollo. Beh, io ho fatto forse un 10-15 altri video cosa mangiare un giorno, in cui potete vedere pollo, carne, pesce, quindi magari andate a vedere quelli là. Questo era vegan, quindi l'ho fatto vegan fino in fondo, però vi assicuro che è buono, provate raga, e a me piace sia quello che quello, quindi mi piace alternare. Provate anche questa cosa della vellutata, anche con, come se fosse tipo un pesto, anche con la pasta o con il riso, vi assicuro che è buonissimo. Io d'inverno lo mangio caldo, e questo è caldo adesso, d'estate invece è freddo, ed è buono in tutti e due modi, è un pieno di vitamine per chi non ama mangiare le verdure. Vabbè, buon appetito, lasciatemi un like se vi è piaciuta questa ricetta, e se la fate taggatemi su Instagram.